Ben trovati amici di appartamentoweb.com con la rubrica di libroterapia, i libri che curano la lettura come terapia. Oggi vi parlerò di un libro scritto da Henry De Luca che si chiama Il nome della madre. Eccolo qui, ma entriamo subito nel vivo della lettura. Ero in piedi e l'ho visto contro luce davanti alla finestra. Ho abbassato gli occhi che avevo riaperto. Sono sposa promessa e non devo guardare in faccia gli uomini. Le sue prime parole sul mio spavento sono state «Salam, Miriam», prima che potessi gridare, chiamare aiuto contro lo sconosciuto, penetrato nella stanza. Mi ha annunciato il figlio. Ecco che succede. Succede che Miriam, una giovanissima ragazza adolescente, riceve l'annunciazione da parte dell'arcangelo Gabriele, mandato sulla terra da Dio, rispetto al fatto di essere incinta e di portare in grembo, per opera e virtù dello Spirito Santo, il figlio di Dio, quello che poi appunto verrà chiamato Jesus, Gesù. Ma continuiamo a leggere. La notizia per lui era una tromba d'aria che scoperchiava il tetto. Tentava un riparo con il corpo, smarrito in faccia, i muscoli che saltavano fuori dalle braccia. Si proteggeva il ventre teso e magro. Non si permetteva di toccarmi, di scuotere la mia calma, così opposta al suo sgomento, senza poter fingere un po' di agitazione. Qui questo è Giuseppe che prova sgomento, un evidente sgomento rispetto a qualcosa di strano, di paradossale che succede alla sua promessa sposa. Ma la paura più grossa di Giuseppe è quest'altra. Andiamo subito a leggere, perché lui dopo qualche pagina, dopo aver superato questa fase di sgomento, dice: ascoltami Miriam, c'è una possibilità. Tu domani vai da sola in campagna con un pretesto, in cerca di qualche erba invernale per fare un decotto, e torni a sera dal campo dicendo di essere stata aggredita e violata lì, di aver gridato ma senza risposta. Ha paura Giuseppe per Maria, perché potrebbe essere lapidata. Infatti continua a dirgli: Miriam, ora dobbiamo trovare una soluzione, dare una versione della tua gravidanza fuori legge. Miriam, ti amo. Ti chiedo questo perché ti credo e voglio salvarti. Miriam, ti trascineranno alla porta di Nazareth e ti lapideranno e chiederanno a me di scagliarti contro il primo sasso. Tu sei promessa, non ancora sposa e il figlio del tuo grembo non è mio. Questa è la paura di Giuseppe, quella che praticamente possa proprio succedere qualcosa alla sua giovane amata. Così la storia va avanti e arriviamo al punto in cui i due si sposano e Miriam comincia a parlare per esempio di Jesus. Chissà se succede ad altre donne incinte di parlare alla creatura chiusa dentro. Lo strano per me è che io credo di rispondere a delle domande tue. Bisogna proprio che tu esca di lì, giovanotto, e che ci presentiamo. Io sono Miriam, e tu chi sarai? Bellissimo. I due appunto vanno avanti nella loro storia e cominciano a prendere coscienza del fatto che, nonostante tutto, si amano. E dialogano così in una parte del libro. Miriam, sai cos'è la grazia? Non di preciso, risposi. Non è un'andatura attraente, non è il portamento elevato di certe nostre donne bene in mostra. È la forza sovrumana di affrontare il mondo da soli, senza sforzo, sfidarlo a duello tutto intero, senza neanche spettinarsi. Non è femminile. È dote di profeti, è un dono e tu l'hai avuto. Chi lo possiede è affrancato da ogni timore. L'ho visto su di te la sera dell'incontro e da allora l'hai addosso. Tu sei piena di grazia. Intorno a te c'è una barriera di grazia, una fortezza. Tu la spargi, Miriam, pure su di me. Vedete la forza di questi due ragazzi che decidono a questo punto di partire, di fare un lungo viaggio. In una parte del libro ci sono le paure della mamma di Maria che dice: perderai il bambino con le scosse del viaggio,
ti verranno sicuramente le doglie, non potrò starti vicina. Che sventura, Miriam. Ascoltavo le sue raccomandazioni di mamma, affannate mentre mi aiutava a preparare il bagaglio. Mi rallegrava partire, partorire. Ecco, decidono di andare via da Nazareth e andare a Betlemme, dove di lì a poco, guidati da questa stella cometa, avrebbero fatto un lungo viaggio per dare una nuova città di nascita al bambino Gesù. E qui ci sono dei momenti bellissimi in cui Miriam comincia proprio ad avere un rapporto con il bambino che porta in grembo. E così Giuseppe chiede: ma come ti senti? Non ti fa impressione portare un bimbo dentro di te? E lei risponde: chiedi alla pentola come si sente. Sono solo un recipiente, vorrei sapere come si trova lui invece dentro di me. Un recipiente? Come ti viene di dire così? Senza conoscere uomo, che donna sono io? Sono solo un recipiente. Lo so, Miriam, che dici questo per farmi certo che il tuo uomo sono io e nessun altro. Però non dire più quella parola, suona male. Va bene, non la dico più. Sono due ragazzi che si amano nonostante questo momento strano. Decidono in una parte del libro di chiamare appunto il loro figliolo Gesù e arrivano appunto a Betlemme, nel momento in cui sta per nascere Gesù. E Miriam dice: ce la farò qui dove mi hai portato, Joseph, starò benissimo. Hai trovato un posto adatto, caldo e tranquillo. Ce la farò, sono donna per questo. All'alba ti metterò sulle ginocchia, Gesù. E cominciarono così i dolori. C'è una parte in cui si sente proprio il contatto di... come se chi racconta, come se Henry De Luca riesce a percepire veramente i momenti in cui la donna vive la sua gravidanza. Potete trovare tanti momenti in cui si percepisce questa sensibilità. Sudava, appoggiata di schiena, mi tenevo il pancione con due mani per aiutare le mosse del bambino. Mi incoraggiavo a bassa voce, con respiro corto, e lo chiamavo. Parlavo e soffiavo. Bel colpo, Gesù, un altro così e sei fuori. Ecco, ti aiuto. Spingiamo insieme, le mani sono pronte a raccoglierti. Dai, dai. È uscita una spalla. Di slancio Gesù ha messo fuori la testa. L'ho avuta tra le mani. Mi sono commossa. Mi è scappato un singhiozzo e sul singhiozzo è venuto fuori tutto e l'ho afferrato al volo. L'ho alzato per i piedi per liberare i polmoni e fare spazio al primo vento che forza l'ingresso chiuso del respiro. Gesù ha inghiottito aria senza piangere. Bellissimo. E questa è la nascita di Gesù. Faccio mosse esperte senza conoscerle. Il mio corpo fa da solo, esegue. Non l'ho istruito. Vedete la forza del corpo, la capacità? Ho tagliato il cordone, un solo taglio. Ho fatto il nodo del sarto e l'ho strofinato nel suo corpo. E poi l'ho pulito con acqua e sale. Eccolo finalmente. Ti ho palpato tutte le parti fino ai piedi. L'accudimento. Quella parte di accudimento che i bambini hanno bisogno di sentire, la presenza della mamma. Ho messo l'orecchio sul suo cuore, batteva svelto, colpi di chi accorso a perdi fiato. E in quel momento il bue ha muggito piano, l'asina ha sbatacchiato forte le orecchie. È stato un applauso di bestie, il primo benvenuto al mondo di Gesù, figlio mio. Bellissimo. Comincia un dialogo interno con col bambino. Abitate al deserto, che è di nessuno, e dove si sta tra terra e cielo, senza l'ombra di un muro, di un recinto. Abitate al bivacco, impara la distanza che protegge dagli uomini. E così si conclude il romanzo con l'ennesimo dialogo tra Miriam e Gesù. Dormi? Sì, dormi. Non ascoltare tua madre, infuriata contro se stessa, afferrata alla gola da un terrore. Dormi, respira sazio, cresci. Domani vedrai la prima luce della tua vita e avrai di fianco la tua prima ombra. Dentro di me non ne facevi. Dormi e sogna che sei ancora lì, che la tua vita ha ancora il mio indirizzo. In sogno ci potrai sempre tornare.
Che vuoto però mi hai lasciato, che spazio inutile dentro di me. E adesso questo spazio deve imparare a chiudersi. Il mio corpo ha perso il centro. Da adesso in poi noi siamo due staccati che possono abbracciarsi e mai tornare una persona sola. A terra, sul